Il Milan andrà in Europa. Il Milan andrà in Europa. Il TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport, ha cambiato la sanzione che era stata comminata dall'UEFA all'AC Milan, cioè di non poter partecipare ad una competizione UEFA tra le prossime 2 stagioni, alla prima alla quale non si, sare alla si sarebbe qualificato il Milan, e quindi all'Europa League 2018-2019, confermando però il TAS la violazione commessa dal Milan, cioè il pareggio di bilancio, la violazione del vincolo del pareggio di bilancio che fa parte della normativa sul fair play finanziario. Quindi Milan ha violato il fair play finanziario nella parte in cui non ha pareggiato il bilancio 2017, credo, quindi 2016-2017, però la sanzione secondo il TAS è troppo grave, quella prevista dall'UEFA, quindi bisogna ritornare indietro al collegio dell'UEFA che dovrà comminare una sanzione più proporzionata alla violazione, che probabilmente sarà una multa, quindi sarà una sanzione pecuniaria. Rientra in realtà questo ragionamento nei precedenti. Io sinceramente non mi aspettavo che il TAS annullasse questa sanzione, mi aspettavo che il Milan rimanesse fuori dall'Europa, se lo aspettava anche la Fiorentina che aveva anticipato il ritiro precampionato in vista di un possibile impegno nei preliminari di Europa League a fine luglio, però in realtà è in linea con i precedenti, cioè i precedenti dicono che in caso di violazione del vincolo del pareggio di bilancio le squadre sono state semplicemente multate, non sono state escluse dalle competizioni UEFA. Quindi ci si aspetta a questo punto la nuova sanzione per il Milan, intanto una notizia comunque, diciamo, positiva. Io mi rendo conto che ci sono tanti tifosi non milanisti, soprattutto, che in questo momento stanno storcendo il naso, che non sopportano questa idea perché speravano che il Milan fosse punito considerando il fatto che aveva commesso una violazione. Anche io, da un certo punto di vista, non sono, diciamo, felicissimo del fatto che non ci sia mai nessuno che paghi veramente, tranne la Juventus nel calcio italiano. Però è un discorso un po' demagogico, se vogliamo, se ci pensate bene. Se le regole sono quelle, vanno applicate alla lettera e rispettate bene, senza esagerazioni. Cioè, se la sanzione era esagerata, va bene, che venga multato il Milan purché paghi in qualche modo, secondo legge, per quella che è stata la violazione commessa. D'altra parte, va detto che la proprietà del Milan è nettamente cambiata. Adesso c'è Elliott, e chi guida il fondo Elliott si è prestato anche personalmente a garantire la solidità del nuovo Milan, che comunque deve ancora cambiare. Si parla anche di una sostituzione di Fassone e Mirabelli, forse già nelle prossime ore. Si era parlato di un cambio in panchina con Via Gattuso dentro Conte. Probabilmente si tratta di una bufala, ma vedremo che cosa succederà. E si era parlato anche di una cessione di Bonucci al Paris Saint-Germain, che comunque non è ancora scongiurata, neppure dopo che lui, proprio oggi, pochi minuti dopo l'ufficialità della revoca della sanzione, quindi della notizia che il Milan andrà a fare l'Europa League, ha twittato scrivendo che il Milan si è ripreso, ha riconquistato quello che aveva, ha ripreso, ha riottenuto quello che aveva conquistato sul campo. E Bonucci ha ragione, perché da Juventino poi, in questo momento vi parlo da appassionato di calcio, quindi cerco di essere imparziale, ma comunque da Juventino io non posso che dar ragione a chiunque dica che il campo deve prevalere su tutto il resto. Ed in effetti è un po' odioso il discorso che si possano subire delle ripercussioni extracampo, appunto per qualcosa che invece si rispetta a qualcosa che è maturato sul campo. Il Milan ha conquistato l'Europa League sul campo, deve andare in Europa League, punto. Però il calcio è anche questo. E nel frattempo, infatti, assistiamo a squadre come il Bari che falliscono e rischiano di ripartire dai dilettanti, anche se pare che ci sia uno spiraglio per ripartire dalla Serie C. Il Cesena, stesso discorso. L'Avellino, che proprio oggi, pochissimi minuti dopo l'ufficialità della notizia del TAS, ha avuto la conferma che non è stato iscritto al campionato di Serie B e dovrà fare ricorso al collegio di garanzia, sperando entro il 31 luglio, comunque entro fine luglio, di essere ammesso, altrimenti l'Avellino ripartirà dalla Serie C nonostante si sia salvato sul campo, perché nel calcio c'è anche questo: ci sono questioni finanziarie e bisogna rispettare le regole su tutti i fronti. Il problema però è che appunto, se un Avellino che presenta delle fideiussioni in maniera irregolare, almeno secondo quanto si è appreso, non rischia di retrocedere d'ufficio fuori dal campo, dall'altra parte abbiamo un Milan che solo, tra virgolette, solo perché è stato rilevato da un'altra proprietà, riesce a scamparsi sanzioni che si ripercuotono sul campo e si becca soltanto sanzioni extracampo, come appunto una multa. Quindi il problema è anche questo.
Capire poi che cosa può, che nesso può avere in parallelo la notizia che Yongong Lee risulta indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di aver presuntivamente, quindi un'accusa ovviamente da dimostrare, commesso il reato di false comunicazioni sociali, cioè di aver sostanzialmente detto cose false nel momento in cui rappresentava la solidità della società Milan, nel momento in cui diceva pagherò, pagherò, abbiamo i soldi per pagare, eccetera, eccetera, e poi si è scoperto che i soldi per pagare non c'erano. Cioè, si rischia, se sarà accertato questo reato a carico di Yongong Lee, che l'ex presidente, l'ex proprietario del Milan venga condannato, se sarà appunto dimostrato colpevole, per qualcosa che era stata già detta mesi prima da Ilaria D'Amico, che si era presa tutte le accuse del caso per averlo detto, cioè Ilaria D'Amico aveva detto semplicemente chissà se il Milan è solido a sufficienza. Ma se una squadra come l'Avellino, che non ha né arte né parte nel grande mondo del calcio, viene retrocessa d'ufficio, se verrà retrocessa, per non aver presentato le garanzie finanziarie adeguate, perché una squadra come il Milan, che ha presentato adeguate garanzie finanziarie, ma a fronte di una inconsistenza patrimoniale, di cui veniamo a sapere solo mesi dopo, non deve rischiare le stesse sanzioni sul campo? Questa è una mia riflessione. Per farla semplice, voglio dire, quello che abbiamo scoperto sul Milan è che forse non aveva, forse non aveva i requisiti per partecipare alla Serie A, figuriamoci all'Europa League, ma ha partecipato alla Serie A, parteciperà alla Serie A, parteciperà all'Europa League e ormai è tutto finito perché essendo cambiata la proprietà non si rischia più di incorrere nessuna sanzione che non sia pecuniaria. Ma chi invece naviga in acque peggiori, nelle serie inferiori, paga tutto fino all'ultimo centesimo, che poi in questo caso non pagano le società che si defilano, così come i presidenti e i proprietari, da Yongong Lee a tutti gli altri delle squadre anche di Serie B e di Serie C, ma pagano i tifosi dell'Avellino, i tifosi del Bari, i tifosi del Cesena e se sarà dimostrato anche i tifosi del Chievo, altro caso da tenere d'occhio. Insomma, il nostro calcio naviga in cattive acque, ma il Milan è salvo. Possiamo essere felici? A metà. Felici per la gloria del Milan, avevo detto, mi dispiace se il Milan andrà fuori dall'Europa perché è una delle squadre che ha dato più gloria al calcio italiano e perché onestamente è sempre brutto vedere che succedano queste cose, ma non altrettanto felici perché continuano a succedere queste cose, ma diciamo ai più deboli, se possiamo usare questo tipo di terminologia. Se vi è piaciuto il video mettete like, se siete passati qui per caso cogliete l'occasione per iscrivervi al canale e non dimenticate di attivare la campanella perché così ricevete le notifiche sui prossimi video che farò e non li perdete. Se volete rimanere in contatto con me, seguitemi anche sui social, vi basta aprire la descrizione sotto al video e trovate tutti i link, ma naturalmente lasciatemi i vostri commenti. A presto e sempre Forza Juve!